Te puoi suonare, mica dà fastidio. Sì. No, ti dicevo, secondo me quando uno ha fretta su queste cose, il metodo è dividi e timpera, che suona molto romano, ma vabbè. Qual è il principio? Tu hai dei movimenti che sono agganciati a una parte di ritmica che fai che sono difficili. Ok? Io devo isolare quei movimenti. Parlavamo a questo punto di una frase in pentatonica sulla parte alta. E una frase in pentatonica nella parte bassa con un'altra logica. Io qui cosa andrei a fare? Bene, il brano che devo eseguire è a 115 di metronomo. Perfetto. Io riesco a farlo a 115, ma nel lungo periodo mi stanco, dato di partenza. Magari potremmo anche ragionare sul fatto che non mi stanco nel brano, ma al terzo pezzo della setlist non ne ho più. È uguale, alla fine sei cotto. Cosa faccio? Io mi prendo la pentatonica, me la vado a sviluppare sull'orizzontale sulle due corde acute. Ok, adesso zoomo anche perché la mia faccia non serve. E vado a cominciare a provare i movimenti sol ascendente, quindi quattro note, sol ascendente, legato. Così sto già facendo resistenza, se voglio fare scatto, massimo due. Perfetto, discendente. Oh, se lo faccio col pull off è bello difficile, eh? Se lo faccio colpo e hammer, più facile, ma ugualmente, diciamo, non è semplice, suono però molto diverso. Provo tutto colpito. Intanto il mio cervello e la mia memoria muscolare registrano delle best practice, ok? Delle capacità esecutive. Poi mi sposto, ipotizzando di essere in tonalità di, questo lo prendo come terzo grado, finale del terzo grado. Provo anche con delle diteggiature più larghe, delle diteggiature più strette. Ma segmentini, cioè, quant'è che stiamo parlando? 2 minuti? Ma proprio così, eh? Devo registrare dove la mia mano è più performante. Devo dare il tempo alla mia testa di capire come muovermi in ogni punto del manico, perché poi sarà lei ad agganciare i dati in maniera inconscia, far sì che io. Suoni bene perché qui ho confidenza. Se in questo percorso molto veloce, alla fine, se ci pensi, di diteggiature trovo dei punti dove sono scomodo perché magari questa col mignolo non mi viene bene, a questo punto qui ci vado a lavorare un po' di più. Non mi aspetto di avere la stessa performance che ho qui. Rallento un po' e comincio a capire questa cosa fondamentale che è se io ho un BPM e una performance nel punto più facile, ok? Ogni volta che su questa, diciamo, molla metto un peso, una difficoltà scalo. Quindi se voglio suonare bene a 115, io devo andare almeno a 130, magari 125, magari 140, dipende. Però se a 115 al massimo sono morto. Non c'è. E come faccio? Mi prendo, ma un quarto d'ora, dico un quarto d'ora davvero, è 12 minuti, e suono sta roba qua. Mi rilasso un attimo, provo il brano, sono contento, bene, posso anche fermarmi e rifaccio la stessa cosa la sera. Non sono contento, torno a fare questa cosa. Questo che sia slap perché voglio imparare una roba, che sia tapping. È una questione di metodo. Dov'è la grande difficoltà? Che fa sta roba è palloso. Cioè bisogna mettersi lì e ti dico, se ti dai un tempo e un segmento su cui lavorare, io lavoro sempre sulla scala perché mi fa bene, quindi in questo caso 5 segmenti. Anche tutta l'asse del polso. Grazie.
È chiaro che quando il polso è messo più piegato, soffre di più, hai un po' il braccio che tira qui, si fa più fatica. E se si fa più fatica, il tuo massimo era 120, perdi. E quindi non, è tu, non sei tu che sei lento. Stai mettendo dei paletti e delle difficoltà su una cosa difficile. Bisogna fare in modo che le cose difficili diventino più facili. Se hai un mese ce la fai di sicuro. Ok. Però così è.